Ciao, benvenuti, benvenute, oggi benvenute diciamo, va anche se è una cosa, un trattamento che può essere utilizzato, è utile anche per gli uomini, come utilizzare e dove applicare l'olio di ricino. Avevo fatto già un bel po' di tempo fa un video su come io applico l'olio di ricino con lo scovolino del mascara per le sopracciglia e per le ciglia, ma ovviamente non sono gli unici punti su cui applicare l'olio di ricino. In quel video comunque ero truccata, avevo il mascara, le ciglia, le sopracciglia sistemate con la matita, quindi ho finto di applicare l'olio di ricino. Oggi invece ho deciso di fare questo video proprio per mostrarvi l'applicazione per bene. Ho messo la fascia per tirare indietro i capelli. Perché uso l'olio di ricino? A parte che l'ho scoperto tramite un'altra youtuber che spero che al più presto ritorni, perché lei si occupa di ingredienti naturali del canale Danni di Beauty. È da lei che ho imparato ad apprezzare questo olio e quindi ho cominciato ad utilizzarlo e tramite i suoi video, i suoi consigli, a imparare a capire quali sono le sue particolarità e le sue funzioni. È un ottimo antirughe perché stimola la produzione di elastina e di collagene, è ricco di tocoferolo, di vitamina E. E mantiene alta l'idratazione proprio perché va a chiudere lo strato epidermico e quindi trattiene acqua e la pelle resta sempre ben idratata. Dunque, innanzitutto l'olio di ricino che io utilizzo è questo qua, preso presso una parafarmacia, Marco Viti, l'ho pagato meno di 4 euro. Non lo uso solo per il viso, ma anche per fare gli impacchi ai capelli e anche per le unghie e per le cuticole. Questo giusto per informarvi. Però appunto adesso andiamo a vedere come lo utilizzo. Mi sono tenuta da parte un barattolo di crema terminata. L'olio di ricino deve stare in bottiglie, comunque già in bottiglie ambrate, scure, non deve stare alla luce solare né vicino a fonti di calore. Perciò io mi sono attrezzata di questo vecchio barattolo di crema, che oltretutto mi pare che fosse dell'Eurospin, ha questo doppio fondo per intenderci, quindi l'olio di ricino resta al buio e come nel video che avevo già mostrato, l'uso di vecchi scovolini di mascara che devono essere puliti alla perfezione, completamente puliti. E il mio consiglio è anche tra un uso e l'altro, cioè ogni sera dopo che si è utilizzato, non riporlo così, ma passarlo sotto l'acqua calda con acqua e sapone. Anche l'acqua e sapone, anche scusate, il sapone quello per le mani va benissimo. E lasciare all'aria ad asciugare per essere riutilizzato la sera successiva. Niente, partiamo con questa stesura dell'olio di ricino. Io magari ogni tanto guardo di qua perché questa volta mi sono preso uno specchio, se no guardo sempre tutto in camera e magari faccio anche dei pasticci. Andiamo un po' a ingrandire la situazione. E allora, come vedete non sono per nulla truccata. Partirei però anziché dalle sopracciglia, dalle ciglia. Questo perché? Perché andiamo vicino al contorno occhi, quindi lo scovolino è pulito perché l'ho lavato ancora ieri sera, perciò il primo passaggio lo vado a fare proprio sulle ciglia in modo che sia il più pulito possibile e poi dopo successivamente sulle sopracciglia. Come avevo già spiegato, vado ad immergere lo scovolino all'interno del barattolo e poi scarico. Non devo avere un'eccessiva dose di olio di ricino perché sennò risulta davvero tanto, ne basta proprio pochissimo. Così e vado a cominciarlo a distribuire sulle ciglia come se fosse un mascara. L'applicazione del mascara penso che sia semplice per tutte, quindi né di più né di meno, facendo una sorta anche di zigzag, come se doveste proprio allungare, ma insistere anche alla base, proprio perché vada a penetrare, diciamo, all'attaccatura della ciglia stessa. Questo passaggio non facciamolo come se dovessimo dare del mascara, quindi due o tre passaggi e finita lì.
cerchiamo proprio di renderlo questo momento come un massaggio che facciamo alle ciglia, quindi un massaggio così a zig zag su tutta l'arcata, sia sotto, cioè da sotto, che anche sopra, anche perché noi in questo momento non ci interessa fare la curvatura, dare una piega alle ciglia, perché questo passaggio che stiamo facendo, ricordiamoci che lo stiamo facendo la sera prima di andare a dormire. E lo stesso procedimento lo vado a fare con quelle di sotto. Ok? E poi proseguo anche dall'altra parte. Ecco, mi sembra di essere stata abbastanza chiara sulla stesura in questa zona dell'olio di ricino. Ci fossero degli sgocciolamenti, dei fastidi, non sfregatevi con le dita, ma semplicemente tamponate con dell'ovatta o un dischetto di cotone o dei Kleenex per eliminare se vi è un po' di eccedenza. Una cosa, un po' dappertutto c'è scritto: l'olio di ricino ha questo effetto miracoloso, allunga le ciglia e infoltisce. Allora, le bugie non mi piace raccontarle e neanche dare illusioni. L'olio di ricino, se si usa, è meglio perché le nostre ciglia le mantiene in forma. Non è vero che le allunga, perché se la nostra lunghezza è questa, come ad esempio la mia lunghezza è questa qua, non è che se io fra 6 mesi continuo a usare l'olio di ricino mi troverò le ciglia lunghe il doppio. Ma cosa succede? Che anziché spezzarsi prima del tempo, cresceranno in tutta la loro lunghezza, quindi il loro ciclo vitale non sarà interrotto, perché grazie all'olio di ricino restano resistenti, idratate e nutrite. La stessa cosa vale per il fatto che dicono ciglia più folte. Non è vero, perché se sull'arcata ciliare, ipotesi, adesso sto sparando un numero a caso, abbiamo 100 ciglia, non è che utilizzando l'olio di ricino dopo 2 mesi si ha l'infoltimento e avete 200 ciglia, quindi altri 100 bulbi in più che sparano così e escono all'improvviso. No, anche questo non è vero. L'infoltimento si ha perché, come dicevo prima, non spezzandosi anticipatamente sulla vostra arcata ciliare, le tutte ipotesi 100 ciglia che avete saranno tutte belle lì, che crescono piano piano senza spezzarsi. Quindi è evidente ed è vero, sì, che saranno più lunghe e più folte, questo sì, ma non perché succede una magia e di colpo si allungano di più. La lunghezza sarà la vostra, quella naturale, quella vostra genetica, perché ci sono soggetti che hanno le ciglia più lunghe, le ciglia più corte, e anche l'infoltimento, anche non è che crescono e nascono dei bulbi in più, saranno sempre gli stessi, però, come ripeto, utilizzando l'olio di ricino si vanno a rinforzare, perciò non si spezzeranno e cresceranno in tutta la loro lunghezza, e non cadendo anticipatamente è chiaro che l'arcata ciliare sarà più folta. Spero di essere stata chiara. Andiamo avanti con le sopracciglia. Per le sopracciglia è la stessa cosa praticamente, anche se c'è da dire che col tempo, con gli anni, come anche un po' con le ciglia, ma forse sulle sopracciglia è più evidente, il tempo, appunto, l'età che avanza, non si ha più un infoltimento come si aveva magari a 20 anni, quindi qualche buchetto qua e là è possibile, anzi è senz'altro naturale che ci sia. Però noi, utilizzando questo sistema, sicuramente andiamo a effettuare e a dare lo stesso beneficio di trattamento come alle ciglia. E come procedo? Sempre come prima, intingendo lo scovolino all'interno dove è contenuto l'olio di ricino, dopodiché scarico per bene in modo che non goccioli, perché ne basta veramente pochissimo, perché è un olio molto corposo, e lo vado ad utilizzare come se fosse un pettinino, un classico pettinino spazzolino, quello che si utilizza prima di
applicare poi la matita o il gel per fare le sopracciglia. Quindi vado a pettinare e al contempo faccio un massaggio, non lo applico solo, ma proprio con le setoline dello scovolino faccio un massaggio dal basso verso l'alto e nel frattempo scarico lo scovolino sulle sopracciglia. E facendo questo movimento l'olio di ricino si va ad insinuare fra una ciglia e l'altra. E come un po' per i capelli, come per il resto delle altre zone in cui si va ad applicare, si ha lo stesso beneficio. Io mi sono accorta da quando l'utilizzo, crescono più rinforzate, non si spezzano e c'è anche meno diradamento. Poi cosa faccio? Continuo con le dita e finisco, diciamo, la stesura facendo un vero e proprio massaggio sempre dal basso verso l'alto. Avendo fatto questo passaggio, vi posso garantire che di olio di ricino adesso sull'arcata ne ho davvero tanto tanto ed è più che sufficiente per scendere giù e massaggiare il contorno occhi e le zampe, come le chiamo io, di gallina. Quindi le zampette, le zampe di gallina, le rughe d'espressione, se così vogliamo chiamarle, le andiamo a massaggiare, diciamo dal centro, per dire, all'esterno e verso l'alto, verso le tempie. Anche un massaggio sulla palpebra non mobile, sempre un discorso verso l'alto da far assorbire per bene il prodotto. E poi, avendo ancora il polpastrelli, o se proprio ci rendiamo conto che siamo a secco, nel senso che si sente che non si ha più prodotto, basta solo intingere il dito all'interno del barattolo, metterlo su due polpastrelli e andare a picchiettare tutto il contorno occhi. Se vi è poi troppa eccedenza, sempre con lo stesso batuffolo o con un Kleenex o anche un semplice fazzoletto di carta, vado solo a tamponare leggermente, a togliere l'eccedenza, che non vada a macchiare lenzuola, federe. E diciamo che la parte superiore, ciglia, sopracciglia e contorno occhi, è stata trattata con l'olio di ricino. Questi sono i punti nella parte superiore. Nella parte inferiore, stringo un po', nella parte, diciamo, sotto il naso, e il mio consiglio è anche come consigliava Danny di Beauty nel suo canale, perché torno a ripetere, è un olio molto corposo, anzi talvolta viene anche diluito con oli più leggeri, tipo l'olio di mandorla, l'olio di jojoba, l'olio d'argan. Io personalmente mi trovo bene ad utilizzarlo così allo stato puro, basta calibrarlo, usarne veramente poco, che si assorbe. Poi ripeto, è una procedura che si fa di sera prima di andare a dormire, al mattino quando vi svegliate non avete più traccia di olio perché la pelle se lo sarà ben assorbito. Ultimo passaggio, è il contorno labbra e diciamo le rughe nasolabiali e questa parte qua. Sempre col dito, ovviamente non usiamo lo spazzolino, e facciamo tutto il contorno labbra. Dopo aver mangiato, bevuto, che non fate più nulla, che vi siete lavate i denti, il mio consiglio è anche proprio di stenderlo completamente proprio sulle labbra. Tanti dicono l'olio di ricino ha un odore che è fastidioso. Io non so se questo tipo di olio qua, non saprei dirvi, ma è quasi impercettibile il suo odore, un po' aspro. O che mi ci sono abituate, quindi non me ne rendo conto, o che realmente non è così forte come olio di ricino. E comunque è un prodotto puro, di buona qualità, non ho preso un olio, scadente. E quindi vado a insistere sugli angoli della bocca, sempre possibilmente dal basso verso l'alto. E le rughe
così chiamate della marionetta, questi due solchi che tendono a formarsi qua. Se avete un'irritazione, una rasura pazzesca, anche quasi come lucida labbra, giornate ventose o se andate per dire a sciare sulla neve, l'olio di ricino è una barriera eccezionale. Non c'è burro cacao, ovviamente protezione solare, tutto quello che occorre, però per l'idratazione, per tenere la pelle idratata, non è assolutamente fastidioso. È come avere quasi un lip gloss, quindi io ve lo straconsiglio. D'inverno usatelo tantissimo sulle labbra perché oltre a proteggere, comunque va ad agire proprio sul codice a barra, sulle micro rugosità che col tempo si vanno a formare. Con l'olio di ricino vi date proprio un grande aiuto. Procedimento, come ripeto, prima di andare a dormire, tranne che per le labbra, se appunto durante il giorno anche un vecchio rossetto, un vecchio lip gloss lo pulite, lo lavate bene, che la spugnetta sia integra e pulita, vi versate all'interno qualche goccia di olio di ricino e ve lo portate appresso per idratare le labbra, non c'è burro cacao, crema per labbra balsamiche che tenga. Questo l'olio è per me è il massimo, è il top, non c'è nient'altro che va a idratare e a togliere anche proprio quell'arsura o se avete presenti quelle pellicine che anche se date un burro cacao o qualcosa di idratante, dopo qualche ora avete di nuovo la pelle tirata su che si solleva. Con l'olio di ricino questo problema si risolve completamente, ma davvero completamente. Provatelo. Se sto dicendo una stupidaggine, almeno per me non è una stupidaggine perché io ve lo consiglio vivamente, poi dipende da persona a persona, da pelle a pelle, non tutti reagiamo alla stessa maniera. Io come mia esperienza personale ve lo consiglio e ve lo consiglio anche di fare rientrare nella vostra routine, nella vostra skincare quotidiana alla sera e come balsamo per labbra anche di giorno perché non è assolutamente fastidioso, anche adesso che per dire per uscire si indossa la mascherina. Bene, questo è tutto. Chiaramente questo trattamento antirossore, antirughe è ottimo anche per gli uomini. Dopo la rasatura, chiaramente se vi radete di sera, dopo la rasatura, prima di andare a dormire, come per noi diciamo femminucce, fate lo stesso trattamento anche su tutto il viso perché elimina le irritazioni, idrata, oltretutto è anche un fungicida disinfettante, quindi anche dopo che si è passato una lametta o un rasoio, l'olio di ricino è ottimo per l'idratazione anche della pelle del viso di un uomo, indifferentemente. Bene, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto, in un certo senso vi abbia anche un po' rilassato. E noi ci vediamo in un prossimo video. Se avete domande, qualcosa da chiedermi o fornire voi qualche consiglio, scrivete sotto nei commenti che siete sempre ben accetti. Buona giornata e grazie per l'ascolto.